una fredda importante come i play-off, quindi non credo che nel breve ci siano le condizioni per arrivare a 3.000 persone, che potrebbe essere un numero minimo anche per, dal punto di vista degli incassi. Gli incassi daranno sempre molto poco e credo che su quel versante ci sia poco da spendere, insomma, quindi ci sia da fare più marketing, più sensibilizzazione delle aziende, ammesso che siano disponibili a fare qualcosa. Il punto è la responsabilità rispetto a quello che facciamo, chi siamo e chi, cosa posso raccontare io che metto soldi, metto tempo, metto, diciamo così, sottraggo risorse alla mia azienda, alla famiglia, e questa è soprattutto una scelta in ordine a che cosa mi aspetterei dal calcio di me, dalle persone. Questa è la prima cosa, anche per avere, come si dice, essere in pace con la propria coscienza. Noi abbiamo fatto operazioni trasversali diverse rispetto alle altre società. Abbiamo detto che era importante anche coinvolgere la città in operazioni di beneficenza, di sensibilizzazione. Abbiamo messo a disposizione una somma importante, abbiamo avuto un ministro per la solidarietà. La cosa è piaciuta molto ai beneficiari, però non ha smosso assolutamente le coscienze delle persone che il calcio non è solo la domenica, fare una partita, vincere o perdere, ma ci sono altri valori. E da questo punto di vista non abbiamo portato a casa nulla. C'è un problema di fondo, cioè noi abbiamo, io personalmente, non ho un rapporto, diciamo, con la tifoseria più accesa dalla partita di San Pietro in Bagno del 9 settembre del 2016. Noi abbiamo un nodo da risolvere. Che cosa è giusto faccia la società, che cosa si aspetta dalla tifoseria e quali sono i limiti entro i quali la tifoseria deve agire. Io devo scontare il fatto che quando le cose vanno male noi non facciamo una squadra, faremo una squadra sicuramente, e qui dico che continua, no? Non faremo una squadra sicuramente meno competitiva di quella di quest'anno, ma perché penso in buona fede che sarà così, perché non ci sarebbe nessun motivo di partire con una squadra più scarsa, no? Però in occasione dei play-out a Verona, a Monza, in altre nazionali, ma soprattutto a Verona, non è sopportabile che già durante il riscaldamento la propria squadra venga infamata, venga insultata. È una partita in cui ci si sta giocando la vita, ma è quella dei calciatori, ma anche quella della società che è arrivata fin lì. Non è normale che quando un ragazzo va a calciare dalla bandierina si senta piovere di tutto o ridire di tutto. Queste sono cose che vanno bene. Allora, e poi ce ne sono altre, se volete ve le vengo tutte, così facciamo prima. Non va bene che a fine partita, dopo che questi ragazzi ci giocavano la vita, no? Qualcuno ancora avesse il coraggio di dire no, non ci meritate. Cosa vuol dire? Non ci meritate. Quelli erano. L'anima l'ha data, perché anche loro in quel momento lì volevano assolutamente salvare la squadra. E poi ci sono cose invece molto più brutte, che devo dire. E questi sono veramente tra le ragioni per cui, quando ci sono le condizioni e la società sarà in buone mani, mi auguro che di Roca, no? O qualcun altro, no? Io non ho problemi, non ho pregiudizi, né paura di nessuno. Io sono molto felice di andarmene dopo 3 anni. Io non so se è vero, ma mi auguro che non sia vero, no? Che al momento dell'infortunio di Vaiola, quando usciva o veniva caricato sulla barella, un ragazzo molto bravo, molto educato, gentile, con la famiglia poco lontano, no? Qualcuno dicesse: spero che ti sei fatto male sul serio. E allora, amico, qui non si allargano le braccia, amico, qui non si allargano le braccia. Cioè, non si allargano le braccia, non si allargano le braccia. Ti stavo dicendo. Perché siamo tutti responsabili. Anche te. Ma quando sei responsabile? Sì, siamo responsabili. Sei sì, responsabile perché non siamo capaci. Il ragazzo quando si lo rompe un dito, non siamo capaci neanche di vivere questi momenti. A me non mi tocchi, quindi. No, io ti tocco. No! Ok, allora, io non mi chiamo fuori, io non mi sto chiamando fuori. Io sto dicendo che è colpa anche mia, la colpa è mia. Perché questa cosa non deve succedere, non doveva succedere. E forse è successo di peggio.
non è finita, non è finita, non è finita, il linciaggio di volpe non ha giustificato.